Sul luogo del delitto i ceri che ricordano le quattro vittime sono accesi anche di giorno. After work, they don't give you no place to stay, you know? Quando lavoriamo fino a tardi, non abbiamo più alcun posto dove andare. I dormitori chiudono. Così cerchiamo un posto dove la polizia non ci infastidisca. Somewhere the police don't bother us. Quei poveretti si saranno trovati nella stessa situazione. Era tardi, erano stanchi per il lavoro, hanno cercato un angolo dove passare la notte. Qui, alle 2 di notte del 6 ottobre, è accaduto l'inimmaginabile. Ero seduto assieme a una delle persone che è stata uccisa. Mi ha detto: non ho un centesimo. Gli ho risposto: non ti preoccupare, ho 20 dollari, vado a comprare qualcosa da bere. Sono tornato, ci siamo seduti, abbiamo bevuto assieme e dopo un po' gli ho detto: si sta facendo buio, io vado, non è sicuro. Tomorrow morning, bike. L'indomani ho scoperto che era stato ammazzato lì dove lo avevo lasciato e dall'altro lato c'era un giovane con un tubo di metallo. Quest'uomo, 24 anni, senza tetto, ha impugnato una spranga e ha colpito uno dopo l'altro senza tetto come lui, che dormivano avvolti nei giornali e negli stracci. Ha ucciso così quattro uomini inermi, il più anziano aveva 83 anni, e ferito un quinto, vittime che non hanno avuto neppure il tempo di guardarlo negli occhi. La polizia l'ha trovato a pochi isolati di distanza, lo sguardo perso nel vuoto, la spranga insanguinata tra le mani. Quando gli sono state mostrate le immagini shock delle telecamere di sorveglianza, si è riconosciuto nell'uomo che picchiava selvaggiamente persone in difficoltà come lui, ma non ha saputo dare alcuna spiegazione al suo gesto. L'aggressione è avvenuta a Chinatown, uno spicchio di Cina nella Grande Mela. Nella piazza dove si radunano i senza tetto campeggia la statua di Lin Zexu, il governatore di Canton, che nel 1839 dichiarò guerra all'oppio britannico. La scultura intende lanciare un segnale contro i trafficanti odierni di droga. Questa zona era malfamata fino agli anni 80, ma ora è sicura. Si può passeggiare a piedi a qualunque ora della notte. Lavoro qui da 12 anni, vado a pranzo dall'altro lato della strada. Ogni tanto do a questi homeless qualche dollaro. Non hanno mai infastidito nessuno, sono esseri umani come noi che attraversano un momento difficile. Appartengono a tutti i gruppi etnici, ispanici, cinesi, bianchi, neri. New York è una città ad alta concentrazione di miliardari, capitale finanziaria di un paese, gli Stati Uniti, con un tasso di disoccupazione del 3,5%, il più basso da 50 anni. Eppure la popolazione homeless nella Grande Mela continua a crescere. Oggi, all'ombra di grattacieli sempre più alti, ci sono 62.000 persone, un cittadino ogni 122 senza una fissa dimora. Solo una piccola parte di questo esercito di diseredati vive per strada o nelle fermate della metropolitana, alcune migliaia. La stragrande maggioranza trascorre la notte nei dormitori pubblici. Ce ne sono di diversi tipi, per soli uomini, per sole donne, per famiglie, per bambini. Sì, perché il dato più sconvolgente della crisi è questo: 21.000 homeless, un terzo del totale, sono bambini. Ogni famiglia ha un caso a sé, ma c'è una cosa che le accomuna tutte: sono vittime del caro casa. There isn't enough affordable housing in New York. Basta fare i conti. Un quinto della città vive in povertà con meno di 20.000 dollari all'anno. Con quello che guadagnano, non possono permettersi di pagare un affitto a New York. Non resterebbe niente per le altre necessità. Questa è l'area gioco per i bambini. Così, quando forniamo i nostri servizi di consulenza alle loro mamme e ai loro papà, hanno qualcosa di divertente da fare. The Partnership for the Homeless da 37 anni aiuta chi non ha più un tetto e a volte ha molte bocche da sfamare. Come Dorothy Rushing, 41 anni, 4 figli, tutti ancora piccoli. 3 oggi sono venuti con lei, il quarto è rimasto a casa, ma la sua foto campeggia nella stanza della presidente dell'organizzazione. Dorothy è stata homeless più volte, da bimba e da madre. Me and my siblings, we were with my parents, we were in a shelter. Io e mia sorella, assieme ai nostri genitori, abbiamo vissuto i primi anni della nostra infanzia in un dormitorio per senza tetto. Nel dormitorio i bambini venivano violentati.
And I was one of the children that was raped in a shelter. Io sono stata violentata. A 5 anni sono stata separata da mia madre e affidata ad una famiglia adottiva. With my foster parent, which was a family member. Through the years, it was abuse. Durante quel periodo ho subito abusi verbali e fisici. Sono dovuta crescere in fretta. Sono una sopravvissuta. And I'm a survivor. Became a mom. E quando sono diventata mamma, mi sono ritrovata di nuovo homeless con i miei 4 bambini. Avendo sperimentato sulla mia pelle cosa può accadere ai bambini nei dormitori, cercavo di tenerli sempre stretti a me. Forniamo assistenza finanziaria, psicologica ed educativa. È fondamentale che i bambini continuino ad andare a scuola e ci battiamo con altre associazioni affinché la città metta a disposizione case per chi non ha i mezzi per pagare un affitto. C'è un piano per costruire 300.000 nuovi appartamenti. Ci battiamo perché il 10% sia destinato a chi vive nei dormitori. Rispetto è scritto nella stanza destinata al training del personale. Dorothy, dopo una lunga traversata nel deserto, l'ha riconquistato grazie ai fondi del comune, oltre 3 miliardi di dollari all'anno per strappare dalla strada le famiglie in difficoltà. Ora un appartamento di 3 stanze, una veranda. Ai bambini piace moltissimo. Ho fede, prego, sono felice. I'm happy with my life.